Michele, no? Prego? Michele. Allora, Michele diciamo, è proprietario del bar Pietra Santese, ormai anche lui osservatore privilegiato sulla piazza, quindi raccoglie molte testimonianze, ma soprattutto frequentato da molti giovani. Sarà molto, ci sono. Intanto due parole su queste primarie e sui candidati. I candidati sono tutte persone che diciamo non hanno scheletri nell'armadio, tutte persone abbastanza pulite. L'unica cosa che un po' mi dà da pensare, sentendo anche in vari commenti in giro, guardando i social network e così, che c'è stato un immobilismo totale per qualche anno, sempre celato dietro il fatto che non ci sono soldi, non si può fare quello, non ci sono soldi. Ora tutto come per incanto, sono venuti fuori i soldi e si è sbloccato tutto. Oggi correndo come faccio da vari molti anni, mi piace parcheggiare su Viale Apo, andare a correre in Versiliano, sempre visto la Versiliana lasciata sempre abbastanza al suo destino. Oggi come così per incanto si è cominciata anche la potatura di tutta la parte degli alberi che cascavano su Viale Apo. Poi si potrebbe andare avanti con altre cose. Vabbè, che è ricorrente però che quando c'è il cambio di amministrazioni, alla fine del mandato, diciamo, ci sono le ultime cartucce che si spargono. Sì, ma è assurdo, no? Che ne so, l'estate vado a correre sul viale a mare, vedi uno stacco netto tra quello che sono le aiuole del viale a mare nel comune di Pietrasanta, con erbaccio e tutto quanto, in piena stagione luglio-agosto, uno stacco netto con quello che è Forte dei Marmi. E dopo come per incanto si avvicinano per anni e anni, come per incanto si avvicina le elezioni e le aiuole vengono tagliate, con la pineta viene pulita. 5 anni di amministrazione Lombardi, rispetto a quello che è, diciamo, il tuo lavoro e le tue esigenze, quello che è stato fatto, quello che si potrebbe fare, è qualche consiglio da dare al prossimo sindaco? Consiglio non me la sento. Consiglio. L'unica cosa che io chiederei, che purtroppo anche questo penso io di capire che per un discorso politico, cioè la vita di tutti nel lavoro, qualsiasi cosa, contano tantissimo le esperienze. Invece nella politica sembra che cambia la giunta, amministrazione nuova, si cancella tutto quanto, totalmente quello che è stato. Il brutto che può servire di esperienza è negativo, il buono che può servire per essere migliorato. Ecco, questo come sempre non viene mai fatto. Quindi non viene mai preso il buono dal passato, che secondo me il passato e le origini, tutto quanto fa parte di noi e serve anche per migliorare e crescere, no? Senti, la novità che abbiamo letto ultimamente sul giornale, a parte questi 3 candidati, finalmente la destra, cosiddetto, ha partorito il suo candidato. Un confronto, sei contento? Il candidato della destra credo Massimo Mallegni. Dovrebbe essere, credo, Massimo Mallegni. Secondo me Massimo Mallegni è stato abbastanza strinato dal suo passato e ha capito che oggi, specialmente a livello locale, i partiti vanno messi un po' da parte. Cioè, siccome lui è un uomo di commercio e vive e lavora sul suo territorio e capisce realmente le cose, ha capito, secondo me, di abbandonare. Infatti ho letto un'intervista, mi pare di aver letto, che non vuole simboli, giustamente, perché il sindaco deve essere al di là del partito, no? Il partito non ti può pagare una campagna elettorale come viene in questi giorni e poi essere assente tutti gli altri anni, cioè conta la persona. Penso che è una cosa che ho capito, quindi non lo giudicherei come un sindaco di destra, una persona come l'altra da valutare se quello che ha fatto e quello che potrà fare sarà migliore o peggiore degli altri candidati. Proprio l'ultimissima domanda, se sei contento diciamo in questi 5 anni sugli eventi che sono stati fatti a Pietrasanta, cioè sulla qualità degli eventi, la qualità, a parte sì, Mitorai, secondo me sono state fatte cose senza un criterio logico, tipo spostando il, sicuramente ci saranno degli altri motivazioni che noi non conosciamo, ma da anteprime altre cose. Diciamo, sono state fatte le cose necessarie, niente di più, né niente di meno, e né messo niente di innovativo dentro. Va detto che
di Pietrasanta, diciamo, è una delle realtà ad oggi, specialmente nella zona, delle più in vista e con più presupposti rispetto alle altre, però secondo me non vengono in pieno sfruttate. Senti, per deformazione professionale te sai il lavoro che svolgo io, che mi occupo di dipendenze, e quindi sotto questo aspetto te hai a che fare con i giovani, in particolare quindi l'alcol, non sull'uso ma sull'abuso dell'alcol. Secondo te l'amministrazione comunale, tutti, che potremmo fare per... Sull'argomento secondo me anche a livello nazionale c'è tantissima ignoranza, anche perché credo che le cose per contrastarle bisogna conoscerle e capire da dove vengono. Non occorre, no? Non uno che beve di lì non bere, perché la cosa più banale, assurda e scontata, e secondo me che ha anche meno effetti sulla persona. E l'alcol è visto dalle nostre parti come un nemico da sconfiggere e come una malattia, e così di conseguenza viene trasmesso anche agli altri. Sono argomenti molto difficili, complicati, però vanno, secondo me andrebbero affrontati in altri modi. È inutile dire che quando c'è una manifestazione allegra non bere, capito? Il problema non è quello, il problema nasce da altri fattori. Ecco, quindi per quanto ti riguarda, anzi, per quello che so, io sei sempre stato sensibile alle campagne di informazione sull'alcol e droghe. Assolutamente, quello che cerco di fare sempre io, anche a proposito di alcol, è alzare la professionalità del mio locale, cercando di far bere la gente con la consapevolezza di quello che fa bene. Anche gli zuccheri fanno male se uno mangia dolce con molto zucchero, però un buon dolce può far piacere a tutti, così secondo me è il bere. Quindi educare al bere. Infatti il mondo, se si va in tanti paesi, ci insegnano come bere, stanno spingendo i cocktail come proposta per insegnare la bere a gente. Bere non vuol dire ubriacarsi, sfasciare le macchine, picchiare e sporcare il terreno. Bere può essere anche un bicchiere, fare una cena a compagnia, divertirsi, fare due battute. Quindi educare la gente e capire come mai ci sono certi fenomeni. Vabbè, Michele, ti ringrazio per il tuo tempo, molto gentile.